Buongiorno, questo è un outfit of the day. In questo outfit of the day c'è un camicione oneone lungo lungo che non so quanto voi riuscite a vedere perché c'è un gioco di ombre e di finestra e di luce del sole pomeridiana che si riflette dappertutto. Comunque questo è un camicione di Pull&Bear. Pull&Bear in Germania non c'è, però c'è il sito tedesco di Pull&Bear e quindi uno può ordinare lì. A me capita qualche volta di prendere qualcosa sul sito di Pull&Bear. Sotto ci sono leggings, che sono leggings molto 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 soliti. Sono leggings di H&M che ho da tantissimo tempo. E poi ci sono queste scarpe che sono estremamente comode, come credo si possa notare, per camminare, per macinare chilometri e chilometri volendo. E poi ci sono accessorietti. Allora, un accessorietto è questa collanina che ho da tantissimi anni, al punto da non ricordarmi più se l'ho comprata in Germania, in Italia, in Francia, dove l'ho comprata, boh, non lo so più. Poi c'è questo anellino, che è un anellino carino, c'è sopra un'iniziale che guarda caso è la mia e ci sono dei diamantini. E poi c'è un orologino un po' così, un po' di modernariato, che ha un centinaio di anni come minimo, e ci sono, no, un'ottantina di anni semplicemente. E poi ci sono questi due braccialini, facili facili e semplici semplici. Questi due braccialini li ho trovati semplicemente a pochissimissimo prezzo in un negozio qui tedesco un po' di tempo fa. C'erano in svariati colori, però tutto sommato questi erano i colori che mi piacevano di più. Sono i braccialini da nulla. E questo è tutto per quanto riguarda il vestitino. Mi vedo striata di luci strane. E questa invece è la faccia del giorno, vedete che questo vestitino, questo camicione fa un po' di effetto nel reparto spalle, perché appunto essendo una taglia più grande della mia ed essendo io non molto dotata in fatto di spalle, ecco allora c'è qualche problemino quando alzo le braccia si forma questa cosa schifosa, che succede però sempre con i vestiti di un certo tipo, tutto sommato bisogna dire, bisogna ammettere. Allora, seguite bene perché ho fatto questo trucco interamente così improvvisando. Il trucco c'è, non so se riuscite a vederlo, io lo vedo, mi è piaciuto e per quello ho deciso di fare un video, però è interamente stato fatto con le dita e completamente improvvisando, quindi sembrerà come al solito che ci sono tante cose, e ci sono tante cose perché non sapevo dove stavo andando, passaggio dopo passaggio. Allora, comunque, su tutta la palpebra mobile e immobile, su tutta la parte che va insomma dall'occhio fino alle sopracciglia, ho steso questo. Questo è il Multitasking Concealer di Everyday Minerals in un'edizione vecchia vecchia che era uscita un po' di anni fa, qui devo stare attenta perché altrimenti mi butto addosso tutto. Il Multitasking Concealer, io come concealer lo trovo molto molto leggero e piuttosto direi inefficace, però come base da palpebra risulta sufficientemente cremosa. Questa è la sua è la sua cremosa esistenza sulla manina. È veramente molto 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 leggero e molto inconsistente. Poi, cercando di concentrarmi solo sulla palpebra mobile e leggermente al di sopra del crisi, ho messo un altro tubettino, il contenuto di un altro tubettino di Everyday Minerals, che stavolta si chiama Romance Novel. Io credevo che questo colore fosse matte, credevo di aver scelto tutti i colori matte, invece non è vero, perché qui dentro c'è qualche leggerissimo, microscopicissimo luccichino. È qualcosa da, forse riuscite a vedere già qui dall'immagine. Boccatura, forse, ma forse no, dipende da quanto la fotocamera e da quanto la luce che c'è fuori vogliano collaborare oppure no, ma sono sempre propensi verso il no, conoscendoli la luce e la fotocamera, conoscendole. Allora, questo è il rosa di Romance Novel e anche da qui credo non si veda tantissimo che ci sono dei minuscolissimi, ah no, sì, forse sì, si vede che ci sono dei minuscolissimi brillantini, naturalmente argentati, a me non piacciono i brillantini argentati, ma comunque tutto sommato non si vedono tanto. E poi soltanto in uscita, qui così, soltanto con questo dito tra l'altro, soltanto veramente così un pochino, ho messo un ennesimo
ombretto di Avery the Minerals nel tubicino, e questo si chiama Rock Anthem. E così, ed è un viola teoricamente leggermente duochrome, ma proprio molto molto leggermente. Comunque è carino, un viola ciclaminato, molto vivace, e questo è il suo colore. Poi questi colori sfumati sull'occhio non sono tantissimo, tantissimo evidenti, infatti vedete che sulla mia palpebra malapena si vedono, poi sfumati bene con le dita ancora peggio. Sotto all'attaccatura delle ciglia non c'è assolutamente niente e non ho usato nessuna matita per il contorno occhi oggi, semplicemente perché non essendoci cipria, non essendo un trucco fissato con niente, questo trucco si fissa da solo, le polveri si fissano a vicenda, questo fissaggio a vicenda funziona sopra, nel senso non mi va niente nelle pieghette qui, però non funziona sotto. A metà giornata, dopo un po', incomincio a vedere che si forma una riga nerognola, grigiognola, qualunque sia il colore che io abbia messo all'attaccatura delle ciglia inferiori, tutta dentro le mini rughette. Io qui sotto ho tante rugone, però qui sotto in particolare ho 2-3 mini rughette ed è lì che si va a ficcare tutta la schifezza. E quindi in questi giorni sto sperimentando, in questo mese sto sperimentando con il trucco a dito con il trucco a dita, e ho capito che sotto non mi posso allargare a metterci troppe cose. Poi, per amalgamare il tutto e per dargli un'impressione vedo non vedo più uniforme, ho messo un ombretto che sto usando spesso in questo periodo, che è il Natural Eyeshadow di Benecos, questo, nella colorazione Lucky Sky, che è un grigio nebuloso. Lucky Sky, non ho capito Lucky Sky di che, perché quando il cielo è di questo colore non mi sembra tantissimo fortunato né felice. Voi sapete che in tedesco, anzi voi non sapete forse, però ve lo dico io adesso, le persone tedesche hanno grandi problemi a dire correttamente l'aggettivo fortunato quando gli serve di dire fortunato e quando gli serve di dire contento invece dire l'aggettivo contento, perché per loro questi due vocaboli sono un vocabolo solo, ossia glücklich. Questo ombretto nebuloso mi piace molto, è un grande amalgamatore di palpebra, non è tantissimo evidente anche lui, però ha il grande pregio di essere molto vellutato e quindi come dire, rende vellutata anche la palpebra, la rende più... Come si fa a dire questa cosa? In inglese non avrei problemi a dire questa cosa, ma insomma quello che voglio dire è che la rende meno rugosa, meno ruvida, meno evidentemente vecchia di quello che in realtà è. Salutiamo anche il momento tosse che doveva arrivare, probabilmente perché ho inalato residui vari di polveri che si trovavano sulla mano. E insomma, il Lucky Sky, questo mi sta piacendo veramente molto, infatti finirà nei favoriti del mese, ma in generale mi stanno piacendo molto gli ombretti di questo colore nebuloso, nebuloso però leggero, non appesantente. E poi, per rischiarare, dopo aver amalgamato e però leggermente scurito, perché questo comunque è sempre comunque un pochino lilla grigiolino, ho messo questa parte di questo ombretto dell'Alverde, la parte bianca, anche lei discretamente vellutato, anche lui anzi come ombretto discretamente vellutato, sembra che mi abbiano appena sedata, perché veramente non c'è secco, perché siccome non faccio un outfit of the day da tanto tempo mi sono un po' disabituata, poi siccome non parlo italiano continuativamente da un sacco di tempo, da un mucchio di settimane in fila una dietro l'altra, allora mi sono disabituata soprattutto a coordinare i maschili, i femminili, i singolari e i plurali. E quindi questo è il colore di questo color crema, di questa metà dell'ombretto color crema. L'ombretto si chiama Dually Chatten Phenomenal Pink numero 46 e faceva parte come sempre di un'edizione limitata. Avrei messo volentieri anche il rosa, solo che il rosa non colora tantissimo. Vedete, già sul dito ha un aspetto abbastanza inconsistente, poi se lo mettiamo sulla manina
Non è che non è carino, di suo sarebbe anche carino, però vedete questo senza una base bianca, per esempio, sotto, assolutamente non colora, non ha colore, è come se non avesse colore una volta steso sulla palpebra. E poi ho ultimato il tutto con quella che è la mia abitudine quotidiana, anche quando non mi trucco per niente, non avessi fatto niente di tutto ciò, avrei comunque messo questo. Questo che cos'è? Il tubicino di Benicos. Il di Benicos? No, assolutamente no. Siamo svariate decine di euro sopra i prezzi regolari e normali e soliti di Benicos. Questo è il tubicino purtroppo di Nika. Che si chiama Light Reflect Highlighting Cream, qui è scritto alla francese con tanto di accentino, e quindi questo tubicino va un pochino shakerato prima di essere applicato. Io ne metto sempre una puntina microscopica esattamente qui, su questa parte della mano, poi con generalmente questo dito pesco un pochino e distribuisco il tutto da queste parti, facendo anche questa parte dell'occhio, anche qui sotto, dove normalmente lascerei vuoto o metterei un ombretto molto chiaro, ma non c'è bisogno perché comunque questo riflette molto bene la luce e quindi poi crea giochi di luce che illuminano per conto suo, anche se di suo ha una colorazione ed è una colorazione leggermente aranciato dorata. Come se fosse un dorato un pochino aranciato, un pochino bronzato, ecco, forse così si vede bene. E questo tubicino di Nika mi piace moltissimo. Quando finirà, ma ci manca tantissimo tempo prima che finisca, e a proposito sono già 3 anni buoni che ce l'ho, non usato continuativamente, ma insomma, quando finirà sarà una bella botta di soldi ricomprarlo. E poi sulle guance che cosa ho fatto oggi? Allora, sulle guance e anche sulle labbra. Sulle guance ho preso questo di Neve Cosmetics, questo è Creamy, un ombretto, no, è un blush di Neve Cosmetics che è anche lip safe, ed è questo il motivo, vi anticipo già, per cui ce l'ho anche sulle labbra. Poi ho preso quest'altro, questo lucida labbra di Lili Lolo, stavo per dire di nuovo Benicos, oggi è tutto Benicos secondo la mia testa apparentemente sedata o a cui piace comportarsi come se fosse stata appena sedata. Questo è Whisper di Benicos, che è un lucida labbra che mi piace moltissimo in questo periodo. Allora che ho fatto? Ho preso un pochino di Benicos, avete sentito che rumorino ho fatto? Ho preso un pochino di lucida labbra di Lili Lolo, non di Benicos. Oh mamma mia, l'ho messo qui così, proprio solo una goccina, esattamente questo tipo di goccina. Sto rifacendo tutte le operazioni uguali a come le ho fatte prima mentre mi truccavo. Dopodiché ho aperto Creamy, ho sollevato la pellicolina qui trasparente, lasciando libero solo un buchino per dosare meglio il prodotto, e sopra la goccina di lucida labbra di Lili Lolo ho fatto cadere un pochino di polvere minerale. Ora non vedo quello che sto facendo. Ho versato un quintale di polvere minerale, l'importante è che non vada sui vestitini. E poi ho amalgamato il tutto. Amalgamando il tutto è venuto fuori un colorino veramente delizioso, un colorino veramente veramente ma veramente carino. Così. E che cosa ho fatto io con questo colorino? Per prima cosa me lo sono spalmato sulle guance, come credo si possa vedere e come credo sia molto molto carino. Me lo sono spalmato leggermente sulle guance, così è venuto un signor blush in crema, ma veramente. Me lo sono messo anche un pochino qui e un pochino qui sul mento. E un pochino l'ho ripassato anche qui. E niente, e questo è il suo colore. Dopodiché l'ho messo anche sulle labbra, però prima sulle labbra, prima di mettere questo colorino sulle labbra, chiaramente ho delineato il contorno delle labbra, l'ho delineato prima con la solita soft mocha al verde, ormai quasi addirittura d'arrivo, e poi ho ripassato solo il centro, ho ripassato il centro, no, è giusto, ho ripassato solo il centro, sia sopra sia sotto, con questa matita marrone, che poi conoscete già se guardate regolarmente i miei video.
E niente, questo è tutto. E poi ho riempito le labbra con questo pastrocchietto autoprodotto, ho tamponato bene le labbra, ho fatto una seconda applicazione di pastrocchietto perché altrimenti non facendo così il pigmento cremosizzato tramite lucida labbra tende a finire tutto nelle pieghe delle labbra istantaneamente e anche a debordare dal contorno delle labbra nonostante la delineatura di matita. Quindi bisogna ben tamponare e riapplicare, cioè proprio è mandatory, è un qualcosa che bisogna veramente fare. E poi ho ultimato tutto con il tutto con una goccina di lucida labbra, però applicata soltanto al centro e poi diffusa e appiattita con l'applicatore. E basta, questo è tutto il trucco of the day. E sembra complicato, sembra elaborato, in realtà non lo è per niente. Ci ho messo 3 secondi a farlo e ci ho messo molto di più a raccontare tutta la questione, ma insomma questo video finalmente è finito e io e la mia testa un pochino così farfallina, stiamo per uscire chissà i danni che combinerò oggi con questa testa, ma appunto la testa era farfallina durante questo video perché stavo già pensando a cosa devo fare adesso che esco. Ciao! Un fantasmino. Poi volendo la borsetta of the day, vedete il difetto è questa. Ho scelto questa camicia perché così larga, voglio dire, perché ultimamente proprio non sopporto più le cose strette, mi viene un nervoso pazzesco con le cose strette, ho pensato poi eventualmente la stringo con una cintura, ma non sopporto neanche le cinture ultimamente, devo dire. I miei acquisti al DEM. Hanno ritirato questa barretta dal commercio perché è contenente salmonelle. Ok, spesa fatta, tutto fatto, sono carica, 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 carica di cose. E niente. Out. Vediamo anche un po' di paesaggio. Guardate, vi faccio vedere l'illusorietà di una foto, la falsità di un video, sempre e comunque per definizione. Vedete, se io mi sposto, viene fuori il palazzone dietro alla palazzina. Però se io non voglio farvelo vedere, faccio così. No?